Si avvicina Natale e Padova cambia aspetto, con le luminarie, i mercatini, i giochi di luce proiettati sugli edifici più belli. Ma non cambia aspetto solo il centro storico, perché la volontà dell'amministrazione è quella di trasferire l'atmosfera natalizia anche agli altri quartieri della città, perché tutti i padovani possano godere di un po' di serenità in questi momenti difficili. Si respira tutta l'atmosfera natalizia, abbiamo l'albero, abbiamo le luminarie nei palazzi monumentali, abbiamo disseminato la città con alcuni coni luminosi, le stelle nelle rotonde, andiamo a abbracciare un po' tutti i quartieri anche con l'atmosfera natalizia. A tutto questo si è aggiunta la luce portata dalle luminarie che sono realizzate dai commercianti nelle vie, ai quali abbiamo dato anche un contributo. E poi il videomapping, elemento ormai distintivo di Padova, quella forma di realtà aumentata che proietta sugli edifici particolari artistici che si aggiungono alle luminarie tradizionali. Videomapping che quest'anno è ispirato al tema Un giardino di stelle, quindi ci sono le linee architettoniche degli edifici, Palazzo della Ragione, i palazzi di Piazza dei Signori, il Duomo, Santa Giustina e Sant'Antonino all'Arcella, le loro linee architettoniche con elementi floreali, il giglio di Sant'Antonio, piuttosto che elementi che troviamo negli altari all'interno di questi luoghi, e poi le stelle di Giotto che sono un po' il fil rouge. Ma tutto questo è una cornice che fa da contorno alla sostanza delle iniziative tradizionali. Abbiamo il villaggio di Babbo Natale in Piazza Remitani, le casette di legno in Via Umberto I, l'artigianato artistico in Piazza Capitaniato, le bancarelle della Fiera di Natale. Per quanto riguarda gli eventi, bloccati negli ultimi anni per il Covid, la serata di Capodanno sarà spostata da Prato della Valle a Piazza Insurrezione per lo spettacolo musicale. E nelle scorse ore l'amministrazione ha rivelato l'artista che avrà il compito di scaldare i padovani. Si tratta di Max Gazzè. Sarà uno show dedicato ai cittadini padovani, ma anche ai tanti turisti che scelgono Padova, perché l'idea è quella di creare una promozione con tutte queste iniziative che permetta alla nostra città d'arte di vivere non solo nelle mezze stagioni, ma anche nel periodo natalizio, con la presenza di tanti turisti che fortunatamente sono in crescita. Su tutto il valore aggiunto sarà il turismo, con mostre di richiamo nazionale aperte proprio in queste settimane. E quindi spingere i turisti e i visitatori a fermarsi a Padova per più giorni. E quindi scegliere Padova non solo come luogo di passaggio dopo essere stati a Venezia o in qualche altra città, ma proprio come meta che merita diversi giorni di permanenza. Un turismo che crea un indotto positivo con negozi, taxi, alberghi e attività economiche che avranno benefici. La rete di tutto questo è la vera ricchezza della città.